Quando si parla di funzioni, si parla di una relazione che collega un x ad un solo y. Quindi la relazione che noi intendiamo viene sempre definita così, y uguale funzione di x. Infatti è ben comprensibile che attribuendo ad x un certo valore si otterrà un altro valore di y. E quando si intende studiare una funzione, si hanno questi punti obbligatoriamente da verificare, da studiare, con alla fine poi il grafico che racchiude tutte quante le osservazioni ottenute. In questo video noi ci concentriamo sul dominio. Il dominio di una funzione, come si fa a determinarlo? Innanzitutto bisogna imparare a distinguere le funzioni fra di loro. Ci possono essere delle funzioni espresse attraverso polinomi, oppure ci possono essere funzioni al cui denominatore è presente l'incognita e quindi si chiamano fratte. Ci possono essere invece funzioni che contengono dei radicali contenenti la x e quindi sono funzioni irrazionali. Oppure all'interno delle nostre f di x ci possono essere dei logaritmi o delle esponenziali, oppure funzioni tipo seno, coseno, tangente e così via. In questa seduta, in questo video, mi concentro sui primi due tipi. Le altre tipologie di funzioni avranno come studio del dominio un altro video dedicato esclusivamente a loro. Iniziamo quindi allora con alcuni esercizi. Cosa significa individuare il dominio di una funzione? Individuare il dominio di una funzione significa individuare qual è l'insieme dei valori di R che possono essere attribuiti all'incognita x. Prendiamo ad esempio la prima funzione. Y è uguale a x alla seconda più 5x meno 6, che è un polinomio. Alla x noi possiamo attribuire qualsiasi valore perché somme e moltiplicazioni avranno sempre possibilità di essere svolte. Le difficoltà si hanno quando ci sono delle divisioni, perché non possiamo dividere per zero, quando ci sono delle radici, al cui interno non possiamo mettere radicandi negativi, e logaritmi, nel cui argomento dobbiamo mettere sempre valori maggiori esclusivamente di zero. Quindi il dominio di questa funzione coincide con tutto l'insieme dei reali. Tutte queste funzioni, quindi le metto in evidenza, che sono dei polinomi, io la x posso attribuire qualsiasi valore, che quindi otterrò sempre un valore di y. Perciò, per tutti i polinomi, sappiamo che il dominio corrisponde all'insieme R. Questa espressione può essere scritta anche come dominio, due punti, per ogni x appartenente all'insieme dei reali, senza nessuna esclusione. Cominciamo adesso con gli esercizi indicati qua sotto. In questi esercizi, in cui compare il denominatore, noi dobbiamo essere sicuri che al denominatore non ci sia mai lo zero. Iniziamo quindi a studiare il dominio della prima funzione. Vi ho scritto che c'è il denominatore, che deve essere diverso da zero. Infatti, sappiamo che in matematica una frazione in cui il denominatore è zero viene dichiarata una frazione impossibile. Quindi sarà il motivo per cui il dominio di tutte le funzioni fratte sarà ottenuto prendendo il denominatore che voi copiate integralmente, mettendolo diverso da zero. Questa è un'equazione di secondo grado che quindi ognuno risolve o col delta o in modo veloce, visto che è un'equazione pura, e ricordando che l'equazione è di secondo grado, sicuramente ricorderete che la soluzione sarà, scusate, metto il diverso, ho dimenticato di mettere la barretta perché il dominio vuol dire diverso da zero, x dovrà essere diverso da più o meno 5 mezzi. Perciò potete scrivere in questi due modi a seconda di come siete abituati in classe. X diverso da più o meno 5 mezzi è il primo modo, oppure il secondo modo è dire tutto l'insieme dei reali tranne meno l'insieme che contiene questi due valori. Questi sono due valori da escludere. Vediamo ora la seconda
funzione in cui y è uguale x alla seconda più 1 fratto 2x più 5, anche qui il dominio corrisponde all'insieme di valori esclusi in cui il denominatore è diverso da 0. Perciò scriviamo d due punti, copiamo il denominatore e lo mettiamo diverso da 0. Perciò il dominio è tutto r tranne il valore meno 5 mezzi, perché se noi avessimo risolto e portato di là il 5, dividendo per 2, ci veniva per l'appunto x diverso da meno 5 mezzi. Vediamo la terza funzione. La terza funzione è sempre fratta e al denominatore ha un trinomio di secondo grado che potrei risolvere usando il trinomio notevole, che quindi in questo caso usando il trinomio notevole sarebbe x più 3 per x più 4, e quindi dovrei dire che il denominatore è diverso da 0 quando la x è diversa da meno 3 e diversa da meno 4. Però facciamo finta di non ricordare questa regola e quindi procediamo come prima, mettiamo il denominatore integralmente diverso da 0 e troviamo la soluzione sfruttando la formula del delta, meno b più o meno, la radice del delta che è b alla seconda meno 4ac, tutto diviso il doppio di a. Perciò otteniamo che x1 uguale meno 4, x2 uguale meno 3, perciò il dominio è x diverso da meno 4 e x diverso da meno 3. Nella funzione successiva, quindi, prendiamo direttamente il denominatore. Il dominio dice che il denominatore che copio integralmente deve essere diverso da 0. Poiché quando calcolo x1 e x2 vedo che il delta mi risulta negativo, perché b alla seconda meno 4ac risulta negativo, allora vediamo che x1 e x2 non ci sono, non esistono, e quindi concludo che il dominio è tutto l'insieme r, perché non c'è alcun valore che mi faccia diventare 0 quel. Come vedete, sto procedendo a risolvere tutti gli esercizi. Se c'è qualcosa che vi è già chiaro, ovviamente andate avanti in questo video o addirittura bloccatelo. Andiamo quindi a vedere questo dominio. Il dominio di questa funzione mi dice che il denominatore deve essere diverso da 0. Anche questa espressione è un trinomio di secondo grado. Quindi basta trovare x1 e x2 e quindi dopo averlo trovato diremo che il denominatore e il dominio dice che x deve essere diverso dal valore 1 e x deve essere diverso dal valore 2 terzi. E quindi questo è il suo dominio. Cosa succede se le funzioni hanno più termini? Non succede nulla. Succede che noi dobbiamo dire nel dominio che 4x più 2 deve essere diverso da 0 e anche che x alla seconda meno 1 deve essere diverso da 0. Siccome queste due cose devono valere per la stessa funzione, ovviamente racchiudo tutto in un sistema. Perciò queste due equazioni molto semplici si risolvono con x diverso da meno un mezzo e la seconda x diverso da più o meno 1, perché voi avete notato che il grado dell'equazione è pari e quindi c'è sempre il più e meno. Quindi il dominio esclude tutti e tre questi valori. Finalmente adesso abbiamo un denominatore di grado maggiore al secondo. Dominio. Guardiamo il denominatore e scriviamo che deve essere diverso da 0. X alla terza meno 25x diverso da 0. Ricordate che quando le equazioni sono di grado superiore al secondo, dovete sempre trovare modo di scomporre. In questo caso la scomposizione più facile è raccoglimento fattor comune. Raccolgo il fattore x che è presente in entrambi i termini. Dentro parentesi rimane x alla seconda
meno 25 diverso da 0, e quindi per la legge dell'annullamento del prodotto sappiamo che questa prima parte, questo primo fattore mi darà x diverso da 0 e il secondo fattore mi dirà che x deve essere diverso da più o meno 5. Ecco quindi che il dominio sarà l'insieme dei valori r tranne il valore 0 e tranne i valori più o meno 5. Quindi posso scrivere che il dominio è r tranne il valore 0, il valore più 5 e il valore meno 5. Attenzione a non complicarvi l'esercizio se per caso la funzione fosse così. Voi scrivete che il dominio corrisponde al denominatore diverso da 0 e quindi lo scrivete. Scrivete tutto il denominatore e lo ponete diverso da 0. Dopodiché procedete come fosse un'espressione normale, un'equazione normale. Scusate, ho detto espressione, dovevo dire equazione. Quindi svolgo tutte le parentesi, diverso da 0. Mi accorgo che ci sono dei termini simili, il 5x e il 2x che sommati fanno più 3x, e poi il meno 5. Come prima, diventa un'equazione di secondo grado che quindi viene risolta con la formula del delta. E quindi, avendo come risoluzione con questa formula del delta i due valori meno 5 mezzi e più 1, possiamo affermare che il dominio di questa funzione è formato da tutti i numeri reali tranne due quantità, cioè il meno 5 mezzi e il più 1 che non possono essere usati. Infatti, se noi adoperassimo uno dei valori che deve essere escluso, la nostra frazione avrebbe al denominatore il valore 0, che rende impossibile il calcolo. Certe volte capita che il dominio abbia la posizione in cui scriviamo che il denominatore deve essere diverso da 0. Applichiamo la regola, la formula del delta, che sotto il delta conterrà un radicando non quadrato perfetto, ma ricordiamoci che noi possiamo portare fuori i fattori della radice. 8, essendo 4 per 2, posso portare fuori il 4, che diventa 2, e sotto mi rimane la radice di 2. Ovviamente, facendo raccoglimento a fattore comune, 1 più o meno radice di 2 fratto 2, ecco che allora i due valori che otteniamo sono 1 più radice di 2 e 1 meno radice di 2, perciò il dominio che scriverò qua in rosso è x diverso da 1 più o meno radice di 2, oppure posso scrivere che il dominio è tutto l'insieme dei reali tranne i due valori 1 più o meno radice di 2. Siamo arrivati quasi alla conclusione. Abbiamo l'esercizio numero 80 in cui al denominatore abbiamo due quantità e quindi, avendo due denominatori, farò subito il sistema. Il primo denominatore è x alla seconda meno 9 e deve essere diverso da 0. Il secondo denominatore, che è 6x più 3, deve essere diverso da 0. Perciò avrò che x sarà diverso da più o meno 3 e x sarà diverso da meno un mezzo. Questo è il dominio. Il dominio è tutto R tranne questi tre valori, più e meno 3 e meno un mezzo. Questi valori non possono far parte del dominio. Per fortuna, l'ultimo esercizio mi dice che il dominio sarà un insieme di due denominatori diversi da 0, 1 e 1, 2. Abbiamo due denominatori. Il primo x alla seconda più 1 diverso da 0, il secondo x alla terza diverso da 0. Ricordate che la somma di due quantità positive ovviamente sarà sempre diverso da 0, perciò il dominio del primo denominatore è per ogni x appartenente ad R, perché sempre x alla seconda più 1 sarà diverso da 0. Il cubo di una x è diverso da 0
quando x è diverso da 0. Quindi il dominio di questa ultima funzione dell'esercizio 81 corrisponde soltanto a x diverso da 0. Abbiamo finito gli esempi sulle funzioni fratte. Il dominio di questo tipo di funzioni si trova quindi sempre. Le funzioni fratte appunto hanno il dominio che si ottiene risolvendo l'equazione in cui il denominatore viene posto diverso da 0. Bene, questo video si conclude e nei prossimi video troverete il dominio degli altri tipi di funzioni. Arrivederci!